Cerimonia di premiazione ieri all'Aquila presso l'Auditorium Biperri in via Pescara della 13ª edizione del Premio Polidoro. Premio che si è avvalso della prestigiosa presenza del presidente onorario dell'Accademia della Crusca, il professor Francesco Sabatini. Il tema dell'edizione 2014 è stata l'evoluzione del linguaggio giornalistico con l'avvento di Internet. La commissione giudicatrice del premio Polidoro ha stabilito i vincitori. Per la sezione giornalismo di carta stampata il premio è andato a Nicola Catenaro per un articolo pubblicato dal Corriere della Sera su Il militante DC irriducibile ed ex equo a Ivan Masciovecchio che racconta il sogno interrotto della birra d'Abruzzo. Sul periodico Tesori d'Abruzzo. Per il giornalismo online ha vinto Alberto Orsini di abruzzoweb.it con un articolo su L'Aquila e la leggenda delle Aquile. 500 anni in una gabbia, ora sono libere. La giuria, su proposta del presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, ha ritenuto di assegnare il premio alla carriera a Domenico Marcozzi e un encomio per la carriera a Lino Manocchia.